Posso che fargli una domanda, Francesco? Prego, una cosa che hai visto perché ti siamo tanto di fare l'esame di coscienza. Sandro da Roma dice: dobbiamo abituarci anche in Italia all'arrivo di capitali stranieri che investono nelle nostre attività. Succede in ogni settore, può accadere anche nel calcio. È un'evoluzione positiva, dice Sandro. E poi Tania da Sondrio dice: mi auguro che le cose migliorino con l'arrivo di Tohir, ma è difficile dare fiducia ad una persona di cui si conosce ben poco. Che esperienza ha? Che amore avrà verso questo club? Giovanni da Siena dice: non credo che Mazzarri sia venuto all'Inter senza le dovute garanzie. Dunque, anche in riferimento alla vendita della società da parte di Moratti, questo mi tranquillizza. Allora, ci ha chiesto la parola Francesco per andare a vincere. E poi la strategia di marketing, come di tifosi dell'Inter, quando parliamo di paura nel nuovo socio investitore, tu sai che Moratti mette in cima, certo. Quando ti arriva il nuovo investitore non sai che cosa ti può capitare, Livia. Mauro dice: il bello del calcio è che non bastano i soldi per vincere, certo aiutano, ma se a Tohir interessa più il business che il campo, più il brand della maglia, credo abbia scelto il paese sbagliato. Continuate a scriverci, la vostra email è semplice sul sito www.settegold.tv. Tra poco. Io sono un po' preoccupato a pensare che la Serie A faceva gola davvero a tutti. E poi ancora Mauro... Scusami, devo già subito contraddire Pippo, insomma, tu ne hai uno, Mauro dice: al di là della valutazione spropositata, ma Bale serviva al Real? E dove gioca? Di certo non è più un terzino a sinistra al posto di Cristiano Ronaldo, spostando il portoghese in mezzo. Sicuri siamo a fare? A me pare solo una risposta al colpo Neymar. Ma quello, come si diceva, è assolutamente così. Poi il terzo scudetto consecutivo sarebbe leggenda. E poi Tevez sarà il valore aggiunto, soprattutto in Champions. È lì che deve dimostrare di meritare quella maglia. Diamogli un po' di tempo. Alla Juve manca ancora la mentalità europea. Deve puntare a questo obiettivo. Vincere un terzo scudetto sarebbe una grande cosa, ma non rappresenterebbe il vero salto di qualità. Giacomo da Lecce. Ci fermiamo. Buonanotte.